Buongiorno, buonasera, buon qualsiasi cosa. Val Camonica, siamo in Val Palotta per l'ennesima volta e questa sera tendina nuova, per cui si va di test. Questo è il posto prescelto, anche se mi sembra che sia un po' su e giù, un po' svergolo. Vediamo di trovare il punto migliore. Eccola qui, The North Face VE25. Proviamola. Allora, com'è composto il packaging iniziale? Slacciamolo. Qui è tutto arrotolato, per cui lo srotoliamo. Allora, qui subito il pavimento esterno. Questo che ho appena messo ovviamente è la camera interna. Qui abbiamo la paleria, sono 5 pali, adesso andremo a smontarli, e la sacchetta con i picchetti. Paleria gialla ovviamente va inserita dove ci sono le fessure gialle. Ecco, poi gli altri due pali vanno in obliquo, uno davanti e l'altro lì dietro. Andiamo a montare anche quelli. Top! Tutti i gancetti sono stati sistemati, ok, ben abbastanza tirata. Qui abbiamo l'oblò con retina e anche la chiusura antivento, e sopra ci va la copertura impermeabile. Già così in estate la si può già utilizzare senza ulteriori cose o teli da aggiungere sopra, un po' più leggera. Lì c'è il telo impermeabile antivento dove andremo a montare, perché sicuramente domani mattina ci sarà tantissima umidità, per cui prima di bagnarla è meglio tenerla protetta. Montiamo anche la seconda parte. Bene, montaggio esterno è finito, c'erano un po' tutti i fili ingarbugliati e ci ho impiegato un po' troppo tempo, però siamo arrivati a un dunque. Adesso manca soltanto da sistemare l'interno, sacco a pelo, cuscino e i due materassini. La luce ok nello zaino, per cui spostiamoci all'interno. Eccoci dentro, manca la lucetta, o meglio lucetta, il lampadario. Tac, lampadario, voilà, apri e attacca,
minchia, cosa vuoi di più dalla vita? Tac. Allora, internamente ci sono tante tasche per riporre qualsiasi cosa, indumenti e via dicendo. Ce ne sono quattro grosse ai lati e una piccolina di là e una piccolina di qua. E porte di uscita su entrambe i lati, una di qua e una di là. Su entrambe doppio telo, questo protettivo per l'aria e il vento. Lo si apre, giraria c'è la zanzariera e volendo si può aprire anche tutto per uscire. Qui è meglio tenere chiuso che vedo già i moscerini che abbondano. Lasciamo aperto questo per areare un po' il locale. Finestre di areazione anche sopra, anche qua tengo aperto per far girare l'aria, oppure si può aprire per tac e vado fuori. Così, areazione consolidata. Allora, setup interno, al di sotto il Thermarest per tenermi bello isolato perché sento già il pavimento freddo. Sacco a pelo Ferrino Lightech 500 che dovrebbe essere più che sufficiente per la temperatura di questa notte, e cuscino Sea-Doo Summit. Questa è la prima volta che lo uso, vediamo se mi dà risultati soddisfacenti. Per cui questo qui è il mio setup della notte. Questo è ovviamente a mummia, per cui qua ci andrà la mia testa. Qua si chiude tutto così, qua si può stringere così e avanzerà fuori la testolina. Tac. Ed è giunto allora anche di preparare qualcosa da mangiare. Qui la panza chiede il suo tanto. Oh, here you are, face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places, makes me laugh above the irony of everything. I like the way you're thinking. I don't really care about the music on the dance floor. I don't really mind all the smokers in the bathroom. I don't care at all, baby, you got my attention. So you were saying, oh no, I don't see the logic of things. It's quite a lonely world that we're living in. Oh baby, you are something special, I'm sure. Everything makes total sense when you're next to me. Anche i piatti li ho lavati. Ritorniamo alla tenda. Bene, si è fatta una certa. Adesso finisco di sistemare giusto un paio di cosine qui all'interno della tenda. Ho già chiuso tutti i boccaporti. Come si può vedere, qua è chiuso, qua ho chiuso, lì è chiuso. Lascio aperto solo la parte sopra, solo una delle due parti sopra, così almeno gira un po' di aria anche all'interno. E noi ci vediamo domani, o meglio alla prossima clip, quindi per me passeranno giusto quelle 6 o 7 ore di sonno e per voi 1, 2, 3 e 4. E buongiorno dal conteggio di ieri sera al conteggio di questa mattina. Notte passata completamente indenne, a parte gli schiamazzi ovviamente da gente che era qui a far festa. Poi ha piovuto non molto forte, ma un po' di acqua l'ha fatta, per cui vediamo un attimino
i prodotti di cui stavamo parlando ieri sera, iniziando cuscino C2 Summit, che è stato promosso a pieno, non si è mai sgonfiato, non ha perso aria e mi ha supportato il collo e la testa senza far passare umidità. Per quanto riguarda l'isolamento, materassino autogonfiante con sotto Thermarest super protettivo, anche qua sdraiandosi sopra si sente il caldo dal corpo, di modo che essendo comunque sull'erba non senti l'umidità che ti entra nelle ossa. Per quanto riguarda il piumino, anche quello direi che è perfetto, adesso appeso fuori sulla pianta come da clip o da foto in sovraimpressione. Per quanto riguarda invece la tenda, si è comportata molto 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 bene. Tutto chiuso, come vi ho fatto vedere dalle immagini, avevo soltanto il finestrello qui aperto per far girare aria, non ho sentito né freddo né aria che gira interna alla tenda, per cui il sonno senza quello è stato veramente fantastico. Esternamente lo spazio che c'è è parecchio, lì si vede il fornelletto con la caffettiera di fianco, ma allungandomi non riesco a toccare la parte in fondo. Non ci arrivo. Mi devo sdraiare per bene. Questo è il mio asciugamano. Ci sono questi laccetti che io utilizzo per stendere se devo attaccare qualcosa. Non ho attaccato per fissare il telo esterno con l'interno, ma non essendoci vento non ha creato nessun tipo di problema. Parte posteriore, anche qui un piccolo abside, ci stanno giusto scarpe e magari il mio sgabellino. Questo invece è molto più piccolo, infatti qua riesco a tirare e tenerlo ben teso. Doppia cerniera, anche qua vedete le cuciture sono tutte termosaldate e irrobustite, per cui sono molto resistenti. Le taschine che dicevo ieri sera servono per ripiegare e mettere dentro questo telo, così rimane ordinato. Idem di là, ma di là l'ho utilizzato per il power bank. Adesso comincio a richiudere il tutto e ci vediamo a breve per le considerazioni finali. Chiudendo, devo dire che questa tenda è spettacolare, mi ha tenuto asciutto tutta notte, semplice da disfare e semplice anche da montare, e a livello tecnico sembra quasi imbattibile rispetto alle tende che ho visto fino ad oggi sul mercato, per cui anche questa totalmente promossa. Unica pecca, chiaramente, il prezzo, che è l'unica cosa che potrebbe dire farti alzare un po' i peli sulle braccia. Per portarsela a casa servono ben 750 euro. Quindi, detto ciò, ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, a voi non costa niente, ma mi date un grosso supporto a me. Grazie e al prossimo video. Ciao!